Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Scusate lo stato pietoso, ma ho l'impacco pre-shampoo in testa e siete messi in una posizione che se secondo me è fiato, cadete e ciao, arrivederci. Oggi vi volevo fare un video un po' chiacchiericcio sulla doppia detersione, perché quando ve ne ho parlato nell'ultimo video, molte di voi mi hanno chiesto di cosa si tratta, come si fa, perché si fa, il modo giusto e tutto. Innanzitutto ci tengo a dire che io non sono nessuno, sono una semplice ragazza che è appassionata di skincare coreana e ho questa passione proprio per la stratificazione dei prodotti, eccetera, eccetera. Ho provato tantissimi struccanti oleosi. E quindi ho sviluppato, diciamo, il mio metodo perfetto per struccarmi. La doppia detersione in cosa consiste? Consiste nel ovviamente andarsi a struccare con il prodotto oleoso e poi struccarsi con il prodotto acquoso schiumogeno. Scusate, sto ridendo perché siete messi in una posizione. Infatti è una doppia detersione perché prima è ad affinità e l'altra è a contrasto, insomma. La doppia detersione solitamente serve per allora, detergente oglioso toglie via i residui del sebo, le polveri che si depositano, i residui oleosi, tutto quello che si accumula sul nostro viso con questa tipologia di struttura oleosa. E poi quella per contrasto serve per rimuovere sia l'olio struccante che eventuali residui del make-up proprio per completare la detersione. Queste, diciamo, sono le basi dello struccaggio della skincare coreana. Bella che sono. Loro però non consigliano di struccare gli occhi direttamente con l'olio, effettivamente nessuno ve lo consiglia perché comunque la zona è molto delicata, è molto sottile, quindi con l'olio è veramente difficile e non si consiglia perché il trucco si intrappola proprio nei piccoli piccoli pori che ci sono e quindi stressa molto la pelle e la pelle, diciamo, risulta più vecchia prima rispetto alla corretta detersione. Non bisogna andare assolutamente a stressare la zona del contorno occhi e ovviamente per fare la detersione oleosa non bisogna utilizzare un qualsiasi olio. Ci sono dei prodotti specifici che fungono che sono creati per la doppia detersione. Non è che uno si è svegliato e ha detto: "Ah, oggi prendo l'olio d'oliva e mi strucco". No. In detergenti appositi ci sono delle formulazioni che sono sia a base oleosa ma hanno all'interno sia l'acqua che i tensioattivi. In caso non ce l'avessero l'acqua, le coreane comunque sempre prima di fare qualsiasi step si spruzzano o un'acqua termale o un'acqua di rose. Loro sono più easy, quindi utilizzano l'acqua di rose perché la detersione per loro è qualcosa, proprio un rito. Però gli occhi vanno struccati prima con un detergente, con un bifasico oppure con un prodotto specifico adatto anche agli occhi. Per esempio, io ho utilizzato il latte micellare di Biofitorelux Detox, che era specifico anche per gli occhi perché all'interno conteneva sì gli oli ma anche la quota acquosa, quindi si poteva tranquillamente struccare gli occhi. Il prodotto era efficace, quindi veramente ci mettevo 2 secondi. Se ce ne mettevo di più non lo utilizzavo perché non mi piace appunto andare a struccare gli occhi e stressare la zona. Oggi io sono truccata, questo è il mio lavoro da sì, questo è il mio trucco da lavoro, quindi tanto tanto mascara sul viso, una base, quindi ho il correttore, la BB cream e anche il fondotinta in polvere, non ho rossetto perché anche no. Quindi per andare a struccare gli occhi vado a utilizzare o un struccante per gli occhi oppure un'acqua micellare. In questo caso sto utilizzando questa, la calendula di Neogen, è un prodotto petaloso. Come potete vedere ci sono i petali di calendula in infusione. È un prodotto che mi piace tantissimo. Ovviamente non è indispensabile avere un'acqua micellare coreana,
ma anche una semplice acqua micellare. Questo era un sfizio che io volevo togliermi e quindi l'ho comprato. Mi piace moltissimo perché non va assolutamente a bruciare, cosa che io ultimamente scopro, che le acque micellari non mi vanno a bruciare gli occhi. Ero rimasta terrorizzata, ma terrorizzata con l'acqua micellare di Garnier, quelle classiche, perché quelle mi bruciavano sempre. Allora ho buttato dentro con le acque micellari e ho cominciato ad utilizzare i bifasici. Ora è tutto il contrario, non riesco a trovarmi più con il bifasico. Tampono, stacco e come vedete il primo strato è già andato. Poi tampono di nuovo. Ovviamente in questo video non vedrete poi il finale della detersione perché poi vado a farmi la doccia e quindi non ha senso, mi lavo il viso alla fine. Come potete vedere, ha già struccato la maggior parte degli occhi. Mi raccomando, dall'alto verso il basso quando si strucca e delicatamente. Poi io passo anche qua in mezzo perché io applico anche la matita. Ok. E noi siamo perfettamente struccate. Andiamo al secondo occhio, non mi brucia solitamente gli occhi, però per esempio oggi pizzica perché evidentemente ho l'occhio leggermente più stanco, quindi man mano che mi struccherò vedrete anche le mie occhiaie. Non so come intitolerò questo video perché è abbastanza casalingo, perché sapete che io non sono una beauty guru. Non credo di esserlo e non mi sento assolutamente, però quando mi chiedete dei video specifici mi piace accontentarvi, ovviamente a modo mio, quindi a modo casalingo, a modo semplice, per farvi vedere proprio terra a terra. Poi oggi sono dislessica perché ho avuto una giornata pienissima, ho parlato tutto il giorno e quindi se dico qualche cagata, ragazze, perdonatemi. Guardate che bello come strucca benissimo. E io non ho strofinato, come avete potuto vedere, guardate come fa scendere il mascara. Ho anche le sopracciglia truccate. Mi sono portata un batuffolo di cotone per farvi vedere quanto è efficace la doppia detersione. Vi dirò, ragazze, da qualche anno, forse questo è il secondo anno, che ho notato che i miei pori si sono allargati leggermente. Si sono aperti qua, ma un po' come tutti. E a volte, tipo in determinate stagioni, sento la pelle un po' più sporca. Non è unta o chissà che cosa, ma sporca perché vedo dei puntini proprio nei pori. Poi sono super super minuziosa. Da quando utilizzo, cioè quando faccio la doppia detersione, ragazze, ho i pori pulitissimi. Pulitissimi. A parte che la mia pelle è veramente più pulita e si sporca sempre meno, nel senso che non ho una pelle impura, però quando mi viene il ciclo, quando mangio cagate, oppure quando per esempio c'è tanto smog o nebbia, cioè la mia pelle ne risente tantissimo. Come potete vedere sono struccata, mi guardo un po' allo specchio, sì, siamo nel bagno di mia ragazza, perché nel mio bagno c'è lo specchio ma non c'è l'appoggio, ci organizzeremo. Ho struccato gli occhi, quindi posso procedere alla doppia detersione. Penso che questo video lo chiamerò Vlogmas detersione in casa perché non è molto professionale. Poi con questo look mi vado a spruzzare l'acqua termale. In questo caso io ho questa qua di Olysée per inumidire, quindi per dare quello strato d'acqua che serve all'olio per amalgamarsi e veicolarsi e togliere via il trucco. Ne spruzzo un bel po'. Io uso acqua termale perché è delicata e lenitiva, quindi preferisco già preparare la mia pelle per lo struccaggio, perché dopo lo struccaggio è sempre rossa, infatti poi vedrete. Come olio struccante, che questo non è proprio un olio, ma è Oil to Cleanser Foam, quindi è un olio che si trasforma in schiuma di E Nature, che è un olio praticamente, adesso ve lo faccio vedere. Io ne metto un bel po' di pusciate, non so quanto ne ho messo, vedete, è un olio gelificato praticamente e lo vado a massaggiare sul viso umido. Quando utilizzate un olio, solitamente anche la fascia perché mi sporco ovunque, ma visto che dopo devo andare a lavarmi i capelli, quando utilizzate un olio dovete sempre sempre bagnare il viso. Non andare troppo vicino alla zona contorno occhi, per esempio io l'ho fatto e sento già che non che mi pizzica, ma il profumo mi dà fastidio.
E nonostante sia oleoso, perché percepite proprio questa sensazione di olio, di vischioso, si trasforma in uno schiuma. Ma questo è solo il massaggio. Poi quando lo vado a sciacquare, si trasforma proprio in una mousse. E mi piace perché è super super versatile in questo caso questo prodotto, perché al mattino magari quando mi sono fatta una sleeping mask o ho messo un bel strato di crema perché la mia pelle era molto secca, al mattino è normale che la trovo un po' più, non unta, ma magari i lati del naso un po' più unticchiosa, mi viene da dire, ma io non mi ritrovo mai con la pelle unta. E quindi utilizzo sempre questo prodotto al mattino perché è veloce. Toglie il sebo che deve togliere l'untuosità, i residui della crema, le sporcizie della notte e allo stesso tempo mi lava benissimo il viso. Adesso ho massaggiato e vado a emulsionarlo con l'acqua, quindi apro l'acqua, guardate, si trasforma in una schiuma. Massaggio, ovviamente quando lo faccio di là faccio anche il collo, ma vedete per lo stesso motivo perché non lo faccio, perché poi devo lavare i capelli. Ed è proprio una mousse super cremosa. Continuo a massaggiare. Vado a massaggiare solitamente anche qua sul collo dietro le orecchie, ma ora ho la felpa e poi vado a sciacquare il viso. In questo caso, per velocizzare, io ho preso uno spugnetto, questo qua. Vado a togliere. Molto vedete già come la pelle super super luminosa, pulita. Ok, tra l'altro questo prodotto non lascia la pelle che tira, è super super delicato, super super morbido, fantastico. Non sento più residui, lascia la pelle proprio liscissima. Vado a pulirmi perché voglio farvi fare con voi la prova del 9, quindi vado a passare ancora l'acqua micellare per farvi vedere che il dischetto è pulito, perché io sono sicura che è pulito. Questa cosa la faccio da sempre, pulitino, pulitissimo. Su avevo il fondotinta di Too Faced, quello in polvere, sotto una BB cream colorata, sulle sopracciglia avevo una matita sopracciglia. Avevo la cipria di Fenty Beauty, ne vado ad applicare, come potete vedere, seccate, ecco qua, e andiamo a passare sul viso per farvi vedere quanto stucca. Cosa è rimasto? Niente è rimasto, è bianco perché ha tolto tutto. Vado sulle sopracciglia ed è bianchissimo. Per esempio, non ho lavato il collo, quindi vado sul collo e sul collo troveremo qualcosa, io sono sicura. Non vedo un cavolo. No, niente, era pulito il collo, si vede che era pulito. Non sono una zozzona. E quindi, ragazze, questo è stato il primissimo step della detersione. Detersione oleosa. Dopo aver fatto questo passaggio, che ora non vi mostro, ma vi prometto che un giorno mi truccherò bella strong, magari quando sarò in ferie. So che vi piace quando sono in ferie perché vi faccio tantissimi video, anche stupidi, cioè easy. Quando sarò in ferie vi prometto che mi truccherò, perché mi devo truccare, vi devo girare un sacco di video e poi magari faccio anche un get ready with me per farvi vedere il trucco che utilizzo. Anzi, forse farò un vlog dove c'è, cioè vlog, una specie di vlog, sì, non sono capace, che youtuber. Vi farò un vlog dove mi trucco e poi la sera dove mi strucco per farvi vedere la detersione completa e farvi vedere che toglie tutto l'impossibile. Quindi io mi fermo al primo step perché poi vado in doccia. Ma solitamente la sera, dopo aver fatto questa detersione, primo step della detersione,
Asciugo il viso, mi applico di nuovo l'acqua termale oppure un tonico super super lenitivo per riconfortare la pelle, perché la mia è una pelle sensibile, secca, si arrossa tantissimo durante lo struccaggio. E poi procedo con un gel detergente che sia delicato, che sia purificante. Comunque procedo con un prodotto che fa schiuma. In questo caso va bene anche il prodotto in mousse proprio perché ha dei tensativi delicati per togliere il resto. Comunque io vi ho fatto vedere che la pelle rimane pulita. E niente dolcezze, questo è stato un mini video chiacchiericcio casalingo per farci due chiacchiere. Fatemi sapere se vi piacciono questi tipi di video con me proprio al naturel. Io vi mando un grandissimo bacione, fatemi sapere se vi sono stata utile, anzi fatemi sapere se vi va che io vi giri di nuovo il video della mia pulizia del viso del sabato, così ci facciamo due chiacchiere, l'ho già fatto una volta e vi è piaciuto molto, quindi fatemi sapere se preferite un vlog dove mi trucco e mi strucco oppure anche la pulizia più profonda, insomma fatemi sapere che cosa volete vedere perché poi durante il Natale andrò un po' in ferie, un po' qualche giorno e quindi voglio mettermi in pari. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!